Buonasera, ci troviamo qui per l'ottava partita del campionato di Serie B nazionale di pallacanestro, girone C. Agli ordini degli arbitri Claudio Borrelli e Vincenzo Agnese di Napoli. Abbiamo Ruer Ortona che affronta il Virtus Basket Civitanova Marche. Il risultato è 11-9 per l'Ortona. Abbiamo contropiede del numero 7 Cassese, il quale va a subire fallo del nostro playmaker Marchetti e andrà a tirare i due tiri liberi di ordine. Abbiamo i soliti quintetti per la UER: Marchetti, Crusca, Malfatti, Martelli, e adesso è rientrato Pavicevic come cambio al primo lungo. Malfatti come secondo lungo, abbiamo Martino. Adesso si è allungata la difesa del Civitanova. Sono passati a zona, con una zona pressing tutto in campo non molto aggressiva. Più che altro lo scopo, abbiamo visto anche nella scorsa partita, è quello di rallentare l'azione avversaria, più quella di andare a recuperare palloni. Adesso una transizione, numero 35 Tessitore, una guardia delle ottime capacità realizzative, tiro da fuori di Vallasciani, non realizza. Rimbalzo di Martino, conduce la palla Martelli, capitano Martelli, chiama il pick and roll, gioco a due e va a scaricare l'angolo per Crusca, penetrazione e vanno a servire il giovane Pavicevic, gran lavoro di passaggi, ottimo, e tiro agli ultimi secondi di Marchetti, non realizza, contropiede di Cassese e penetrazione di Tessitore che scarica in angolo, abbiamo tiro da fuori. È eccessivamente libero questo giocatore nella transizione e va a realizzare il numero 11 Coviello, sempre a zona 2-3 Civitanova. Vediamo il lavoro di attacco della zona, si lavora dei blocchi per playmaker Marchetti, il quale un ottimo assist, ottima l'azione, un assist per Vicevic che va a realizzare. Siamo sul risultato di 14-13 per il Civitanova. Palla in mano al Civitanova. L'Ortona è sempre difesa individuale. Vediamo, tiro da fuori di Tessitore, non realizza. Rimbalzo di Marchetti, conduce contropiede. C'è tentativo di raddoppio. Sappiamo che Marchetti è un ottimo giocatore, 1-1 contro 1. Il quale scarica per Martelli da 3, che realizza. Ed è la seconda bomba per Capitan Martelli. Siamo sul 16-14 a 2 minuti e 38 dalla fine. Gioco abbastanza lento. Civitanova gioca il solito gioco con due giocatori alti a bloccare. Circolazione di palla e tiro da fuori del numero 15 Amoroso. C'è cambio, entra Andriani per Tessitore. Va bene. Vediamo se cambia la difesa, rimane sempre la zona 2-3 molto allungata, con una leggera pressione sul nostro playmaker. Palla a Pavicevic, vediamo il lavoro a Martelli, vediamo la doppia uscita di Crusca, il quale va step back, va a tirare. Buona l'azione e buon rimbalzo di Martino che viene a subire fallo. Ci sarà una rimessa dal fondo. Andiamo. Fino adesso si sono equilibrati i giochi delle due squadre, entrambe diciamo, non stanno spingendo molto come ritmo, gioco abbastanza manovrato, soprattutto da parte dell'Ortona, tenendo conto che appunto adesso è ripassata a uomo, evidentemente sulle rimesse passa alla difesa individuale la squadra di Civitanova. C'è contropiede, vediamo Vallasciani, passaggio in angolo, tentativo di penetrazione di numero 9 Andriani appena entrato, cercano di servire il post il numero 15 Amoroso e abbiamo tiro da fuori realizzato dal numero 7 Cassese. Ora la situazione 17 altalenante, il punteggio 17-16 a 1 minuto e 30 dalla fine.
tornata a difesa individuale Civitanova, va bene, uscita dal blocco per Kruska, ribaltamento al centro per Martino, quale cerca il gioco a due con Pavicevic, penetrazione di Kruska e tiro da fuori con difficoltà di Capitan Martelli. Vediamo il contropiede di Civitanova, adesso la palla va al centro per Amoroso, il quale realizza da tre punti facendo il rimorchio, come si usa dire in termini tecnici. Siamo 50 secondi dalla fine, difese sempre doppia uscita, gioco di uno contro uno, spalla canestro di Martino, perde palla, passaggio, abbiamo il contropiede, va bene, palla persa anche per Civitanova, gioco un po' confuso, sono le ultime battute di gioco del primo quarto, a 20-16, tiro da lontanissimo, realizzato da Marchetti, siamo sul 20-19, probabilmente l'ultima azione perché mancano 17 secondi, quindi gioco ragionato, due post alti, vediamo il lavoro, chiamerà probabilmente un gioco a due, esatto, un pick and roll centrale, esatto, viene rilasciato completamente libero Andriani, però sbaglia, è recuperata la palla da parte dell'Ortona, però un tiro da metà campo non è realizzato, siamo sul 20-19 alla fine del primo quarto, vedremo adesso le soluzioni che troveranno gli allenatori, abbiamo visto Luero Ortona è rimasta per tutti i 10 minuti di gioco con la difesa individuale. Bene. Invece per il Civitanova abbiamo visto una partenza con la difesa individuale, poi c'è stato qualche minuto di una difesa a zona che si è anche allungata a tutto campo e poi per ritornare poi nelle ultime battute con la difesa individuale. Il ritmo non è altissimo, evidentemente la posta in palio è anche alta perché entrambe le squadre si trovano allo stesso punteggio in classifica e soprattutto l'Ortona viene dopo una partenza a razzo con tre vittorie bellissime e si è trovata con tre sconfitte e quindi diciamo che si trova a dover assolutamente portare a casa questo risultato per ridare anche morale alla squadra e anche a tutto l'ambiente. È chiaro che non è un campionato facile per l'Ortona perché si trova una squadra giovanissima e questi alti e bassi sono classici delle squadre giovani, quindi abbiamo avuto delle partite veramente esaltanti come per esempio quella a Pescara o anche quella successiva in casa e poi dopo delle partite anche abbastanza deludenti, ma d'altra parte delle squadre giovani ci si deve aspettare questo, quindi momenti di gran gioco, grande entusiasmo, poi momenti di gioco titubante e incerto. Questo solo con la maturità si riescono poi dopo a affievolire questi alti e bassi di rendimento. La rimessa adesso per il secondo quarto è per Civitanova, vediamo Lauer ritorna col quintetto di fine primo quarto, va bene, quindi vediamo subito passaggio al post a Felicioni, numero 13, cerca il servizio alto, tiro e servizio sotto a Amoroso, disattenzione della difesa della UER, siamo sul 22-19 per Civitanova, quale riparte con la difesa individuale. Noi stiamo giocando parecchio con la doppia uscita, quindi per sfruttare i tiratori come Kruska e Martelli, lavoro di uno contro uno di Marchetti, il quale va a effettua una specie di giro dell'area in palleggio per andare poi a realizzare in sottomano di sinistro. Tentativo di penetrazione di Coviello, che è un ottimo realizzatore, che subisce anche fallo da parte di Martino. Vediamo adesso la situazione falli, esce Martino che è gravato dal secondo fallo ed entra Jovicevic, l'altro ragazzo di nazionalità serba che quest'anno milita nella UER, sono due giovani buoni talenti sia fisici che tecnici. Va bene.
chiaramente pagano lo scotto della giovanissima età, sono mi sembra entrambe del 99. Adesso tiro da tre punti di Coviello e siamo sul 21-25 a 8 minuti e 50 dalla fine. Controbatte Crusca da tre punti, adesso è una gara tra tiratori da tre punti, entrambe le squadre infatti hanno degli ottimi tiratori dalla lunga distanza. Siamo sul 25-24, palla in mano Civitanova, vediamo, gioco a due da parte Civitanova, tiro in sospensione del numero 13 sulla linea del tiro libero, tentativo di pressing, contropiede di Crusca e penetrazione con scarico per Pavicevic. Palla, il rimbalzo poi viene toccata probabilmente da Jovicevic e rimessa dal fondo per il Civitanova. 25-24 o 8-10 della fine. Sempre difesa individuale, Laura Ortona, lavoro di blocchi sotto canestro per i lunghi, palla in angolo, adesso vedremo l'uno contro uno, parte di Omoroso, scarico, ottimo assist per il 9 Andreani. Un po' disattenta su questi tagli verso canestro dei giocatori avversari, la UER, ci dovrebbe più concentrazione sulla difesa, i giocatori senza palla. In compenso però abbiamo un ottimo uno contro una penetrazione di Marchetti. In fase realizzativa è abbastanza fluido l'attacco della UER, un po' permissiva in difesa, dovrebbe esatto mettere più pressione. Adesso abbiamo palla a Omoroso, il quale va a tirare da tre, non realizza, rimbalzo di Martelli, quale conduce il contropiede, si sposta sul lato, cerca la penetrazione e rovescia a Marchetti sul centro, tentativo di posizione di Pavicevic e poi gioca a due, ottimo l'assist, bellissimo, ottima l'azione del gioco a due con l'assist di Marchetti per Pavicevic. Questo ragazzo giovane, 2,07 m, serve un'ottima tecnica e per la giovane età anche una discreta iniziativa nell'uno contro uno sotto canestro, che sappiamo essere un gioco soprattutto di mestiere. Adesso è stata fischiata l'infrazione di passi al numero 11 Coviello, quindi rimessa laterale per l'Ortona. Bene. E siamo sul 28-27 a 6 minuti e 35 e c'è l'uscita di Pavicevic che ha fatto un ottimo impatto sulla partita e rientra il numero 5 Malfatti. Però vediamo che Pavicevic è di nuovo sul sedia per il cambio, quindi probabilmente ci sarà un altro cambio. Realizzazione da fuori da tre. Ottimo la prestazione di tiratore da tre della UER. Vediamo, dobbiamo stare più attenti in difesa, siamo però sul 31-27, abbiamo realizzato un picco, un mini break, 4 punti, come al solito disattenzione, per fortuna c'è un errore abbastanza banale da sotto, il numero 51 Marinelli, e viene chiamato schema 2 da parte di Jovicevic, il quale accentua un pochettino il contatto che ha avuto, ma l'arbitro, come si usa dire, non ci casca, in effetti non vi era un'azione da sanzionare con il fallo. Adesso vediamo, rientra il numero 12 Pavicevic, che ha fatto un ottimo esordio in questa partita. Vediamo il lavoro di Malfatti, aggressiva la difesa, viene lasciata la penetrazione sul fondo e c'è lo scarico per il tiratore dall'angolo, il numero 9 Andriani, che va realizzato. Questa è una partita fino adesso dei tiratori dalla lunga distanza, si cerca magari di chiudere sulle penetrazioni e sui servizi lunghi e chiaramente ne vengono a beneficiare. Ottimo il movimento di Pavicevic. Ripetiamo, un ragazzo che nonostante la giovane età ha un bagaglio tecnico notevole e tiene già al campo
in campionato nazionale come quello di Serie B. Un'altra disattenzione sotto canestro e su assist realizza Marinelli. Tentativo di pressing riuscito. L'arbitro va a fischiare, sembrava una situazione incerta, sembrava esserci fallo da una parte o dall'altra, invece viene fischiato la contesa. Vediamo la freccia da che parte viene indicata. Qui sul tavolo non si vedono le frecce, adesso vedremo, sembra che la rimessa sia per la Ware Ortona, sarebbe utile mettere le frecce ben visibili, probabilmente la freccia non è indirizzata verso di noi, quindi dobbiamo andare a intuito. C'è un po' di discussione al tavolo, gli arbitri stanno spiegando le loro decisioni al tavolo. Va bene. È rimessa, come dicevamo prima, da parte della Ware. C'è play Marchetti, lavoro di smarcamento, il capitano Martelli, e il pallone viene portato su da Crusca. Adesso sta cercando dei raddoppi, adesso la difesa di Civitanova è diventata più aggressiva, cercano dei raddoppi. Tiro da fuori un po' fortunoso da parte di Marchetti, ma ogni tanto un po' di fortuna ci vuole. Replica da tre punti Andreani, viene fischiato fallo, purtroppo fallo di sfondo a Marchetti, il quale non se ne è ancora reso conto, evidentemente ha sbracciato e viene fischiato fallo in attacco al nostro playmaker Marchetti. Vediamo come la situazione, la rimessa, palla in angolo, Andreani, serve un assist per il numero 51 Marinelli. Siamo un po' deficitari su questi giochi a due, soprattutto sugli scarichi verso i lunghi che tagliano la canestro. Gioco un po' forzato del nostro playmaker, qual va a tirare, non realizza. Adesso tentativo di penetrazione di Andreani, vediamo Valasciani, circolazione abbastanza lenta della palla, Andreani si trova con lungo, quindi andrà ora a giocare in effetti uno contro uno e va a realizzare dalla media. C'è stata una situazione di mismatch e il nostro lungo è andato a marcare sulla loro guardia, playmaker guardia, quindi c'era una grossa differenza di rapidità. Va in entrata Marchetti, ma non realizza, è sul contropiede, Tessitore va a realizzare da tre punti, impattando di nuovo la partita era sul 36 pari e abbiamo 39-36 adesso per il Civitanova, quindi a 3 minuti e 17 viene chiamato minuto. Il nostro lavoro in attacco è discreto, siamo riusciti a liberare benissimo i tiratori da tre, che hanno tirato anche con una buona percentuale. Ci sono stati poi un paio di buoni giochi a due dei servizi sotto canestro al nostro lungo. Quello che viene a mancare è soprattutto in difesa le disattenzioni sui tagli senza palla e sui giochi a due verso canestro dei giocatori senza palla. Ci sono stati 4-5 passaggi smarcanti con tiri facilissimi sotto canestro per disattenzione appunto della nostra difesa. Cerchiamo di trovare la concentrazione per questi giochi che vanno a liberare poi i loro lunghi sotto canestro. Anche loro comunque hanno realizzato più volte da tre punti, come anche l'ultimo tiro di Tessitore. Anche loro sono una squadra di ottimi tiratori. Situazione di raddoppio sul nostro capitano Martelli e viene recuperata la palla da Valasciani, rimessa per Civitanova, vediamo, porta la palla Andreani, chiama il movimento, lavoro per i tiratori e finirà probabilmente
loro stanno cercando l'uno contro uno delle guardie. Tessitore però va a perdere palla, va bene, e c'è conduzione da parte di Crusca Delaware. Gioca a due, abbiamo lavoro di hand off da parte degli esterni, adesso si va a cercare l'uno contro uno. Manca, sta per scadere 5 secondi, tiro da lontanissimo di Marchetti, forse un po' forzato, magari si poteva tentare un passaggio sotto. Lavoro in transizione, stanno permettendo parecchio sugli interventi, per il tentativo di recuperare i palloni, e abbiamo l'ennesimo tiro da fuori di Andreani dall'angolo. Adesso c'è un break di Civitanova, e la situazione è 42-36 a 2 minuti e 7 da termine. Viene fischiato fallo su Marchetti, ho detto, e abbiamo un cambio per il Civitanova, va bene, esce il numero 13 Felicioni ed entra il numero 5 Comigni Filippo. Vediamo la rimessa, palla Marchetti, subito cerca gioco a due e va a tirare da tre punti, sta un po' forzando questi ultime azioni il nostro playmaker da fuori. Loro hanno cercato una conclusione subito da tre, però hanno preso il rimbalzo in attacco e stanno rivedendo il gioco a due. Palla recuperata però dalla difesa di Ortona, gioco un po' concitato, c'è un po' di pressing da parte di Civitanova, la difesa è diventata più aggressiva da parte degli avversari. Adesso abbiamo gioco a due, Crusca Malfatti, è un ottimo, benissimo. Abbiamo adesso la situazione, 1 minuto e 20 alla fine, 42-39, palla in mano al Civitanova. Ripetiamo, i tiratori stanno giocando un'ottima partita da entrambe le parti. Adesso è passata a zona la Wehr, vediamo, stanno cercando la chiusura ed è già una palla recuperata. Ha funzionato questo cambio di difesa, tiro da tre errato dall'angolo di Martelli, e abbiamo lavoro in contropiede, palla a Comigni, Valasciani, e si va a finire su un lavoro di pick and roll, gioco a due di Andreani, non realizza, rimbalzo e contropiedi di Marchetti, viene sanzionato un fallo tecnico al numero 9 Andreani, che si era lamentato per aver subito un fallo da parte della difesa della Wehr. Adesso vediamo chi va a effettuare il tiro libero, andrà a effettuarlo Marchetti. Siamo sul 42-39, continuano le proteste di Andreani, veramente anche un pochettino esagerate, perché più di tanto non è che si può protestare. Vediamo il tiro libero, se va bene, realizzato il tiro libero, adesso andiamo con la palla laterale, sappiamo che il tecnico viene selezionato con un tiro libero e palla al lato per la Wehr. Smarcamento e palla a Marchetti, condizione, mancano 35 secondi, vediamo il lavoro. Così, tiro da te di Crusca che si è smarcato e realizza, benissimo, ottimo tiro di tre, di tiro da tre di Crusca, e la Wehr passa in vantaggio a 23 secondi 56, praticamente un'azione 24 secondi sul 43-42. Adesso vedremo quale sarà la soluzione difensiva della Wehr, va bene, probabilmente la Civitanova andrà a giocarsi un gioco a due o anche una soluzione di uno contro uno negli ultimi secondi,
in modo da non poter permettere poi alla squadra di Ortona di andare in contropiede, comunque realizzare o tirare comunque prima della fine del tempo. Quindi probabilmente ci sarà un'azione proprio fino alla scadere dei 24 secondi. Fino adesso molto equilibrata la partita, ma non solo come punteggio, anche come modo di giocare. Abbiamo avuto tutte e due le squadre con delle discrete percentuali nel tiro da tre, qualche servizio ai lunghi, più che altro sui giochi a due, e poco lavoro di contropiede. Vediamo il lavoro del doppio lungo, si mette a zona, rovina tutto. Abbiamo fatto un lavoro pessimo in difesa, c'è stato un attimo, la UER si era messa a zona, però non era andato nessuno sulla guardia avversaria. Poi come c'è stato, diciamo, il recupero difensivo dell'angolo della difesa della UER che è salito, naturalmente c'è stato lo scarico e con l'aiuto c'è stato canestro e anche fallo da parte del numero 23 Martino. Veramente un'azione difensiva sciagurata che porta il risultato sul 44-43 per Civitanova, con un tiro libero realizzato da Valasciani. Rimessa, ci sono 12 secondi a giocare, anche qui ci sarà un gioco a due con Pavicevic, fallo, benissimo. Chiaramente Civitanova aveva tre falli, ha sfruttato il quarto fallo che non porta a tiri liberi. Adesso mancano 6 secondi e 38, scenderà il tiro velocissimo e realizzato. Ottimo. Ormai siamo abituati ai tiri della disperazione da parte di Marchetti, che ha realizzato in sospensione da penso almeno 7 metri, portando così il risultato 46-45 per la UER. Alla fine del secondo quarto, vedremo poi nel terzo quarto quali saranno le nuove tattiche che gli allenatori Rossi e Salomone prospetteranno e ci faranno vedere. Buonasera, siamo qui sempre al Palamelilla per il terzo quarto tra UER Ortona e Civitanova Marche. Palla Civitanova, siamo sul 46-45, era finito il secondo quarto. Va bene. Quintetto iniziale dell'Ortona è sempre lo stesso, con Marchetti, Martelli, Crusca, Malfatti, benissimo. Ok. E con Martino. L'unica situazione di falli difficoltosa per la UER sono tre falli per Martino. Abbiamo visto che poi benissimo l'uno contro uno di Capitan Martelli, che non realizza, però subisce fallo e va a tirare due tiri liberi dalla linea. Questa è veramente la seconda volta, perché avevo visto dallo scout che abbiamo tirato pochissimi tiri liberi. Va bene. Anzi, veramente uno su uno e basta. Causa anche delle difese abbastanza morbide, a differenza dell'ultima partita casalinga, che è stata piena di molti contatti al limite anche del fallo, pressing spesso molto molto aggressivo. Va bene. Le difese sono abbastanza, fanno giocare, come si usa il termine. Ottima, peccato. Ottima era l'entrata di Crusca, che ha fintato il passaggio ad analizzare, però il ferro ha risputato fuori il pallone. Siamo comunque sul 47-45. Ottimo, abbiamo qui un fallo, adesso vedremo chi viene sanzionato. Allora viene sanzionato al numero 49 Crusca. Vabbè. Adesso, rimessa dal fondo per Civitanova. Il gioco, come ho ripetuto diverse volte durante la partita, è abbastanza lento, anzi veramente ci troviamo con due squadre che per il momento stanno giocando
sullo stesso piano anche come, come mentalità offensiva. Si cerca molto il tiro della lunga distanza con buone percentuali da parte di tutte e due le squadre. Vi ho detto, qualche gioco a due cercando di servire lunghe sotto, pochissimi contropiede da parte di tutte e due le squadre. Adesso abbiamo un lavoro intorno all'area di playmaker Marchetti, il quale scarica a Malfatti, il quale realizza piccolo break 49-45 per la Ware. Lavoro adesso di doppia uscita anche per Civitanova. La difesa diventa più aggressiva. Adesso vediamo un altro fallo di Krusca sul pick and roll. Va bene, forse è stato falloso nel cercare di passare sopra il blocco. Incidente con il giocatore Coviello, ma il gioco non viene fermato. C'è la situazione. Non può difendere Martino e Marinelli va a concludere uno contro uno sotto canestro. 49-47, 7-50 dalla fine, palla in mano all'Ortona, lavoro di Indoff e poi doppio lavoro di blocco per il nostro playmaker, tiro da fuori, fuori misura. E conduce la palla a Tessitore. Difesa aggressiva, chiusura ottima, c'è un incidente, non fermano gli arbitri. Esatto, ovviamente sono già due volte che il gioco doveva essere fermato. C'è un incidente al giocatore numero 51 Marinelli, quale si è accasciato a terra, speriamo che non sia niente particolare, però gli arbitri chiamano il medico della squadra, speriamo che non sia niente di grave, interviene anche il servizio di assistenza medica, ha avuto probabilmente qualche gomitata che ha magari bloccato il respiro piuttosto che adesso. Si alza il giocatore, piano piano chiaramente sarà sostituito perché è d'obbligo sostituire il giocatore quando c'è questo intervento appunto del medico, il gioco viene fermato ed esce infatti il numero 51 Marinelli. Adesso vediamo i ragazzini che puliscono il parquet e si prende il gioco con la palla alla UER, appunto perché c'è stato un tiro sbagliato da parte di Civitanova, appunto c'è la rimessa. Pressing sul palleggiatore, vedremo penso quest'anno spessissimo questa tattica difensiva di marcare fortissimo d'anticipo e molta pressione su Marchetti. Benissimo, assist di Marchetti per Krusca. Bellissima l'azione, sta forzando un po' il lavoro di uno contro uno Marchetti, però sta anche dando i suoi frutti. Ai, 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 ai. Ingenuità difensiva da parte del neo entrato Jovicevic e vi è un canestro realizzato e un tiro libero in favore di Coviello, giocatore ottimo realizzatore. Chiaramente l'inesperienza si paga, sul gioco a spalle a canestro di Coviello Jovicevic si è fatto battere lungo linea. Doppia uscita per la UER, solta lavoro, vediamo sempre due blocchi per Marchetti, il quale va in penetrazione, scarica per Malfatti, il quale può tirare liberissimo da tre centrale. Peccato, ricorre al fallo probabilmente per fermare il contropiede, il problema è che abbiamo il bonus e quindi abbiamo dato due tiri liberi
al Civitanova sul 51-50. Primo tiro libero sbagliato da parte del giocatore cassese, il numero 7. Vediamo il secondo tiro libero realizzato ed è parità 51 pari a 6 minuti e 25 dalla fine. Vediamo. Gioco sempre molto lento. Detto, peccato. Ottima la penetrazione di Marchetti, il quale invece di andare a tirare subito è andato a tirare in reverse, sbagliato, poi azione sempre spalla canestro di Coviello e siamo su 53-51 per Civitanova Marche. Adesso vediamo lavoro per il tiratore Crusca, ottimo il servizio, benissimo, e l'assist per Malfatti e siamo di nuovo su 53 pari, palla in mano Civitanova, chiamato lo schema corna, però una bellissima palla recuperata da parte di Marchetti, è bravissimo su queste situazioni di gioco, molto rapido sia di gambe che di mani, ha un grande intuito, un grande fiuto nell'andare a rubare i palloni. Sempre gioco spalla canestro di Coviello, il quale poi scarica e abbiamo 55 pari a 5 minuti dalla fine. Tentativo di gioco a 2 per Marchetti, il quale serve Malfatti in mezzo all'area, buono il gioco di spalle di Malfatti, però va fuori il semigancio, va bene, adesso la difesa è aggressiva dalla parte dell'ortone, si cercano anche dei raddoppi, va bene, e abbiamo bella, buonissima palla recuperata dal giovane Jovicevic, il quale buono, ottimo, conosce Marchetti, serve un bellissimo assist al Jovicevic, che è un giocatore da grandissimo fisico e potenza atletica, infatti ha fatto un passaggio lob per un tiro che era quasi una schiacciata, l'ha lasciata dolcemente ben oltre il ferro. Adesso grande disattenzione difensiva da parte di Marchetti e Cassese va a realizzare in sottomano centrale, 57 pari. È un po' il leitmotiv di questa partita, le disattenzioni difensive da parte di entrambe le squadre. Adesso abbiamo tiro dall'angolo sbagliato e poi fallo di Jovicevic sul, veramente lontanissimo da canestro, veramente anche questo un fallo ingenuo, si devono abituare questi ragazzi, molte volte l'arbitro fischia anche soprattutto nel vedere un movimento un pochettino inconsueto, quindi un lavoro magari rapido della mano magari non è falloso, ma l'esecuzione induce spesso l'arbitro a fischiare. Sappiamo che l'arbitro non è che ha molto tempo per pensarci e molte volte fischia a intuito, vedendo più che altro l'atteggiamento difensivo del giocatore. Siamo 59-57 per Civitanova Marche, sempre il lavoro di gioca 2 e di blocchi per Marchetti, Martelli tiro da 3, sbaglia, c'è rimbalzo contropiede di Coviello, il quale va a sentire, peccato, non si è riusciti a recuperare il pallone, veniamo castigati da un mini break. Siamo 6-2-5-7, 3 minuti e 20 dalla fine. Abbastanza macchinoso adesso il gioco d'attacco della Ware, ci rifugiamo soprattutto nelle iniziative di Marchetti e tiri da fuori di Malfatti, buona la sua penetrazione centrale e va a subire fallo e andrà sulle linee dei tiri liberi. Abbiamo adesso un cambio, esce il numero 5 Malfatti ed entra il giovane Pavicevic. Vediamo adesso se sotto canestro avremo magari più peso.
visto anche i giochi a due tra Marchetti e Pavicevic sono efficaci, c'è una buona intesa. Sto vedendo il play Marchetti che sta chiamando probabilmente la zona, in genere è una zona 3-2 che poi dopo si adegua su determinati tagli a seconda chiaramente dei movimenti dei giocatori avversari. In effetti è una zona, però veramente è una zona 2-3 almeno di partenza, anche se poi dopo la disposizione iniziale sappiamo viene fischiato fallo a Jovicevic, veramente sinceramente non sembrava un'azione fallosa, anche perché forse con il corpo ingenuamente avrà spinto. Comunque rimane sempre la disattenzione difensiva per i tagli sotto canestro. Sono già diverse volte durante l'incontro di questa che subiamo canestri per giocatori che tagliano senza pallone sotto canestro, ricevono e realizzano con dei tiri facili. Lavoro di pressing su Krusca, buono il lavoro di Krusca nel portare sul pallone che fa riposare il play titolare Marchetti e tra l'altro subisce anche fallo. Bene, adesso vediamo dalla rimessa, esatto, sempre difesa molto aggressiva su Marchetti, subito gioca a due con Pavicevic, il quale prende posizione, riprova tiro forzato all'ultimo secondo da parte di Martelli. Bene, adesso lavoro di pressing, vediamo se siamo ritornati, sembra uomo. Bene. Palleggio, arresto e tiro ed è canestro. Siamo sul 66-59, c'è stato un attimo di sbandamento, più che altro di disattenzione in difesa e ci troviamo impacciati in attacco. Non c'è un filo conduttore, ci rifugiamo in tiri che non sono preparati, quindi con una bassissima percentuale di realizzazione. Situazioni di passi, parte di Coviello che ha accelerato l'uno contro l'uno, si lamentano i giocatori Civitanova. La difesa sempre individuale, è scesa un po' di tono la partita dal lato strettamente tecnico. Buon lavoro Martelli, peccato, era buona l'iniziativa di Martelli. Vediamo che qui adesso con il contropiede veramente è Civitanova che fa il gioco che dovremmo fare noi, nel senso di recuperare il rimbalzo e di andare subito contropiede. Sono già due volte che ci colpisce in questo modo. Adesso vediamo l'uno contro uno, scarico, benissimo, buono il lavoro di uno contro uno di Jovicevic, però la situazione falli è ancora 5-3. Adesso vediamo se ha raggiunto il bonus anche il Civitanova. Esce Jovicevic e rientra Malfatti e vediamo se il tavolo espone la bandierina. Va bene. Sì, siamo sui 4. Esatto, siamo 5-4, quindi adesso tutte e due le squadre hanno il bonus e quindi qualsiasi fallo viene sanzionato con due tiri liberi. Rimessa facile per l'Oltrona, uno contro uno e lavoro di scarico, troppo palla persa da parte e subito contropiede da parte di Civitanova, quale rovescia, lavoro di transizione, Coviello cerca l'uno contro uno per scaricare sull'esterno, adesso Cassese andrà a tirare gli ultimi secondi con un gioco 2, c'è un mismatch, Cassese viene marcato da un lungo e va realizzato in entrata. 6-8-5-9 a 26 secondi dalla fine, anzi 70-59, siamo 11 punti sotto. Abbiamo avuto un break negativo negli ultimi due minuti, vediamo il gioco 2 di Krusca che
Pavici viene stoppato e abbiamo il contropiede da parte del Senegal. Tiro da fuori e rimbalzo recuperato dalla difesa della Guerra. Abbiamo avuto un brutto sbandamento adesso da parte della UER, speriamo che si riprenda, ma sbandamento dovuto soprattutto a disattenzioni in difesa e mancanza di idee in attacco. Ci sono state anche qualche forzatura nelle entrate, chiaramente la difesa adesso si stanno concentrando molto sul play Marchetti, che è un po' il costruttore di tutti i giochi della UER. Bisognerebbe trovare un pochettino più di serenità e andare a servire come avevamo fatto nei primi due quarti, andare a servire i tiratori. Abbiamo Crusca, Martelli, che sono dei buoni tiratori da tre punti, come è capitato anche nei primi due quarti, e qualche servizio ai lunghi per il gioco spalla canestro. In più Civitanova, cosa che invece noi fino adesso non siamo riusciti a fare, su ogni rimbalzo difensivo ha cercato il contropiede e ci ha colpito diverse volte in contropiede, quindi il vantaggio loro è dovuto soprattutto a disattenzioni e poi a repentini contropiedi. Grazie. Vediamo se riusciamo ad accelerare, ad adesare il ritmo nostro e anche a ritrovare un pochettino di fiducia, perché un pochettino forse sa sono anche le tre sconfitte precedenti, hanno buttato un po' giù il morale, anche un pochettino la fiducia nel giocatore, perché bisognerebbe trovare diciamo un attimo un break che dia l'incoraggiamento per invertire il trend che adesso al momento è in mano al Civitanova. Rimessa adesso laterale per Capitan Martelli, come al solito si incarica Cassese della difesa su Marchetti, ma il pallone viene dato a Crusca, il quale va ad appoggiare a Malfatti. Vediamo il gioco, il tiro da tre, buono gioco, buono, era giusta la soluzione di Pavicevic da tre, perché era stato lasciato solo e tra l'altro da quella posizione ha un buon tiro. Adesso Martelli sbaglia un tiro da sotto pressione e poi si rifugia in una palla contesa che però per l'alternanza delle rimesse viene data a Civitanova. Viene schiamato il solito schema a corna, che però viene subito cambiato, anche perché la UER è passata di nuovo a zona. Vediamo lavoro della zona, benissimo il lavoro della zona, ecco il contropiede, speriamo che peccato, Martelli va a toccare con il piede la linea laterale, quindi palla persa, però ecco l'idea penso che sia buona, sia quella di stringere in difesa e poi accelerare il gioco col contropiede, perché il gioco manovrato nel terzo quarto è stato abbastanza deficitario, chiaramente però non si può lasciare un tiratore libero così con 3 metri di spazio, siamo su 73-59. Dobbiamo trovare anche abbastanza presto delle soluzioni offensive ma anche difensive migliori. Esatto, il lavoro di scarico di nuovo per Pavicevic, questa volta va a segno Pavicevic, il ragazzo che ha carattere. Dovremmo stringere adesso con questa zona, essere più aggressivi sui tiratori, perché hanno dimostrato di avere dei buoni tiratori da tre punti. Va bene. Magari concedere qualcosa anche in penetrazione e tiro da fuori, vediamo. Niente. Un'altra realizzazione da tre punti, questa volta bisogna dire che l'attacco di Civitanova è stato perfetto, nel senso che hanno fatto circolare la palla, hanno
cercato una penetrazione e poi hanno scaricato per l'angolo completamente libero. Impossibile marcare in quella situazione lì. Penetrazione, benissimo. Assist di Martelli e realizzo di Pavicevic. Vediamo se ripassiamo sulla difesa individuale o insistiamo ancora con questa zona che fino adesso è stata un po' troppo morbida e lascia costantemente il tiro da tre punti di Amoroso. E siamo 79-63, 16 punti e una difesa che è molto lacunosa, questa difesa zona, perché bisogna dire la verità, l'attacco alla zona del Civitanova è stato buono perché ha liberato sistematicamente un giocatore con tiro con i piedi per terra con metri di vantaggio sul difensore, quindi tiri con alta percentuale che sono andate anche a canestro e ci troviamo in delle situazioni di 79-63 a 7 minuti e 20 dalla fine. Tiri per Pavicevic, vediamo. Oh, realizza il primo, 7-9-6-4. Vediamo il secondo tiro libero, realizza il secondo, 7-9-6-5. La differenza è discreta, 14 punti, però anche 7 minuti sono parecchi. Chiaro che se si difende così va bene. Siamo poco reattivi. Esatto. E anche gli aiuti non sono eccezionali. Buon lavoro, adesso recupera la difesa e vediamo se riusciamo ad andare in contropiede. Gelato però il gioco da parte. Buono, bellissimo. Un altro scarico per il di Malfatti, un assist per il giovane Pavice, perché veramente tra i lunghi è l'unico che ha trovato buoni spazi lì sotto canestro, anche per la sua età, 2,37. Anche, sì, ok. Fallo di Pavicevic, è stato questo chiaramente un fallo che si è cercato Amoroso di esperienza perché si è appoggiato con il corpo sul giovane, era un tiro difficilissimo da realizzare, infatti non è andato da canestro, però in compenso ha guadagnato due tiri liberi. Vediamo, realizza il primo, vediamo che loro i tiri liberi sono molto, molto precisi. E realizza il secondo, 8-1-6-7, sempre 14 punti a 6 minuti e 20 dalla fine. Adesso abbiamo trovato qualcosa sotto canestro, bisogna vedere se riusciamo. Benissimo, benissimo. Lavoro di scarico di Marchetti per Malfatti e Malfatti serve un assist sotto per Pavicevic. Fino adesso, ecco, nell'ultimo quarto è venuto fuori un buon lavoro di servizi per il giovane lungo Pavicevic che si distreggia bene in mezzo all'area. Bisognerebbe trovare però anche qualche soluzione in contropiede perché recuperare o da tiro da tre punti, perché recuperare 14 punti in 6 minuti è un'impresa non facile. Realizza il primo tiro Pavicevic, vediamo il secondo tiro libero, rimbalzo, tiro sbagliato, rimbalzo da parte della Civitanova, rallenta il gioco, Cassese chiama corna con i due blocchi alti, chiaramente cercano di servire spalla canestro per sfruttare l'esperienza dei giocatori. Ottima la difesa di Krusca, tiro sbagliato e lavoro transizione di Marchetti, il quale serve peccato, era un buon servizio per Martino nell'angolo, ha tirato da tre punti ma non ha realizzato.
lavoro, adesso cercano, gioca due, si trova in situazione di mismatch. Ok, tiro sbagliato, rimbalzo di Baffatti. Cerchiamo di velocizzare il gioco, vediamo se Marchetti riuscirà a trovare un cambio di velocità che possa, niente da fare, tiro errato, mancanza di tempo in attacco, a parte questi giochi e questi servizi per il lungo, però ecco, qualcosa di più dai giocatori più esperti, e finiamo con un altro fallo di inesperienza da parte del giovane Pavicevic. Altri due tiri liberi sull'81 a 68 a 4-48. Adesso veramente bisogna cercare di andare al tiro veloci, cercando anche il tiro da tre punti. Infatti esce il giovane Pavicevic, che ha disputato un'ottima partita. Viene riserito Martelli, un tiratore da tre punti, quindi probabilmente si cercherà di meno sotto canestro. Intanto viene realizzato il primo tiro libero, abbiamo 8-2-6-8 a proposito del Civitanova, e 8-3-6-8 sotto 15. Velocizziamo le azioni, diamo il tiro veloci, va bene, porta sul pallone Krusca. Vediamo, chiaramente marcano in due, benissimo, seguono in due Marchetti, il quale scarica Malfatti e realizza da tre. 12 punti sotto, 8-3-7-1. Bisogna avere il coraggio, chiaramente viene raddoppiato se non triplicato certe volte. Peccato, scarico per il numero 51 Marinelli, e siamo di nuovo 8-5-7-1 a 4 minuti dalla fine. Vediamo il lavoro per i lunghi, due blocchi dietro fila per Marchetti, servizio sotto, tiro reverse fuori misura. Un po' sfiduciata la squadra, l'altro. Vediamo. È buono il lavoro di stoppata di Krusca, solamente per il fallo, ma è un fallo di Valasciani, ma la situazione falli anche lì non ci è favorevole, perché loro sono solo al terzo fallo di squadra, quindi hanno la possibilità di sfruttare un altro fallo senza che la squadra avversaria vada a tirare i tiri liberi. È stato chiamato minuto, vediamo quali sono le ultime soluzioni per cercare di recuperare un palleggio, un punteggio che ci vede sotto di 14 punti. Oltre a mancanza di idee in attacco, soprattutto nel terzo quarto, poi si è recuperato con qualche servizio sotto per lungo Pavicevic, però non si è visto moltissimo nella terza frazione, pochissimo contropiede se non niente. Adesso l'unica soluzione penso che sia andare al tiro veloce da tre, o comunque a penetrazioni in cui uno va a realizzare e magari a subire un fallo per un tiro aggiuntivo. Ma quello che soprattutto fino adesso è stata deficitaria è stata la difesa, perché 85 punti non sono pochi, soprattutto fatti in trasferta, quindi Civitanova, diciamo, mancano ancora 3 minuti e 30, quindi diciamo, la difesa è stata veramente più che morbida, disattenta su certe situazioni. Tiro da 3 fuori misura di Marchetti, benissimo, buona la difesa, tentativo di raddoppio, esatto, bene. Adesso tiro degli ultimi secondi, mancano 10 secondi, vediamo il gioco, due, tiro da 3 e vediamo il rimbalzo. Purtroppo il rimbalzo è stato preso dalla squadra in attacco, la quale chiaramente rigiocherà ancora ai 24 secondi, viene agganciato giocatore, veramente c'è stato
veramente c'era stato, almeno di quello che ho visto io, prima un aggancio da parte del giocatore Marinelli, poi è stato visto veramente il secondo che c'era assolutamente da parte di Martelli. Viene sanzionato il fallo al nostro capitano, rimessa dal fondo. Va bene. Sì. Palla recuperata, benissimo. Speriamo di riuscire a fare un contropiede. Niente, tiro da tre punti di Marchetti, ma oggi è fuori misura i tiri da fuori del nostro playmaker. Chiaramente stanno giocando, gioco a due che finisce male per Civitanova, passaggio va a finire lateralmente, però mancano 2 minuti e 35. Detto solo dei tiri rapidissimi e un lavoro di difesa per recuperare dei palloni impossibili può salvare il risultato. Adesso vanno a fare il quarto fallo di squadra, però mancano 2 minuti e 23. Adesso d'ora in poi ogni fallo di Civitanova, capito, verrà penalizzato con 2 tiri liberi. Vediamo il lavoro da 3 punti, benissimo. Lavoro, due errori con tiri diciamo abbastanza abbordabili da sotto di Malfatti, e poi dopo ha ripreso rimbalzo in attacco per Martelli, e sull'ennesimo tiro da sotto hanno commesso fallo. Sono 2 tiri liberi da noi. Certo che quando si deve recuperare poi dopo capitano dei tiri facili magari sbagliati, che assolutamente ci stanno nel corso di tutta una partita, ma quando si deve recuperare chiaramente diventano delle situazioni pesantissime, e per i punti ma anche per il morale. Siamo a 1.50 dalla fine, viene sanzionata appunto la rimessa perché il pallone va a toccare i sostegni del canestro. Manca 1 minuto e 50, siamo 13 sotto. Lavoro di pressing, va bene, porta il pallone veloce, lentamente Marchetti, cerca l'uno contro uno veloce. Ennesimo tiro sbagliato da sotto, c'era il fallo assolutamente. Chiaramente, come dicevo prima, uno deve cercare di andare in penetrazione e andare a fare un canestro facile e magari subire fallo. L'idea era giusta, peccato che non sia stato realizzato il canestro, quindi ci sono solo 2 tiri liberi. Sbagliato il primo, Marchetti, siamo un po' sfiduciati. Rinuncia al tiro perché evidentemente c'era stata un'invasione, da parte di Civitanova, quindi va a ritirare Marchetti, realizza il secondo. Sempre 12 sotto, minuto 40, sempre più difficile. Adesso vediamo il lavoro di pressing, noi abbiamo 3 falli, vediamo se la palla è stata toccata sul raddoppio da capitano Martelli, rimessa laterale, 1.32, bisognerebbe per mio giudizio c'era anche una situazione di fallo, la palla è chiaramente rimessa where, però c'era stato forse un fallo di reazione sul braccio di un giocatore della where. Comunque rimessa nostra. Si è perso un possibile contropiede, vediamo adesso il ragazzino è bravissimo ad aggiustare il parquet. Siamo sempre sull'85-73 a 1 minuto 25. Bene. Adesso loro hanno 5 falli di squadra, quindi vediamo il lavoro. Vediamo se riusciamo a realizzare tiro fuori misura di Krusca. Penso che ormai le chance siano veramente ridotte. Vediamo.
chiaramente gioca ai 24 secondi, come si può dire, lavoro pick and roll e va anche a realizzare, viene chiamato cambio ed entra il numero 10 con la luce, uno dei giovani del vivaio della UER, ed esce il playmaker Marchetti. Va bene. Penso che 45 secondi alla fine, 14 punti sotto, tra l'altro palla persa nuovamente, ormai siamo alle battute finali. Civitanova cerca solo di gestire, sta lavorando molto bene di passaggi, palla data alla difesa, alla UER, rimessa dal fondo, 25-59, alla fine c'è tempo per un'azione parte della UER, viene chiamato un gioco a due, Crusca, tiro da fuori Malfatti che realizza, ultima azione per Civitanova che andrà a tenere la palla, non viene neanche servito, un ottimo assist di Andriani e finisce la partita sull'89-75 per Civitanova. Non è stata una partita entusiasmante, la vita, l'esperienza di Civitanova, molte ingenuità specialmente sotto canestro da parte della UER, che ricordiamo una squadra giovane se non giovanissima, dobbiamo far tesoro di questi alti e bassi delle queste squadre giovani, speriamo ecco, con le prossime partite si riacquisti soprattutto il morale, ecco, perché nel terzo e quarto quarto si è vista una squadra un pochettino che non credeva nei propri mezzi. Grazie dell'ascolto e buona serata.